Un saluto a tutti da Jacklone e Max e da Cla. Noi siamo Elisir Podcast. Di cosa si tratta Elisir Podcast? Cla, ce lo dici tu? Intanto buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Come noi come podcast trattiamo tutti gli argomenti a 360 gradi e stasera di cosa vogliamo parlare? Stasera parleremo delle serie TV, cinecomics, Marvel e DC con una piccola sorpresa, non proprio Marvel e DC, ma ci sarà anche quella. Quindi in pratica i cinecomics si espandono sul grande schermo e non ci crederete, ma hanno delle origini più antiche di quello che credete, almeno con la DC. Parliamo degli anni 60, quando c'era Batman e non solo lui. C'era, ricordate, il Batman di Adam West, ma ne parliamo, ne parleremo, ne parleremo. Cla, io partirei con la Marvel, vorrei un tuo commento, mentre intanto parliamo di serie per serie, magari qualcuno di queste l'hai visto. Ha fatto scalpore perché è stato il primo di una lunga lista, Agents of S.H.I.E.L.D., l'hai mai visto, Agenti dello S.H.I.E.L.D.? Sì, ho visto qualche puntata e devo dire che non è male, non è male. Infatti mi è piaciuta abbastanza, ma più che altro per essere sempre, diciamo, informato sulle varie news del mondo Marvel, ma non è che ci sono così tanto impazzito, infatti poi me la sono un po' trascinata, Trascinata, nel senso che diventa un po' ripetitiva questo, quindi. No, ma sai cos'è il punto? Che quando tu vedi una serie di eroi, tendi a guardare quelli che ti piacciono di più. Io, sinceramente, di questi non me ne piaceva nessuno. Siccome io ho un underground sui fumetti, infatti io varie serie li conosco per i fumetti, eccetera, eccetera, qua non ho visto. Sì, era carina, ma nulla di così A me pazzesco. Come tante piacciono i Vidra, altre mi cose, sì. piacciono i Vidra, Heil Hydra, grande Hydra, veramente. No, ma non so se dire hi così sia proprio una Sì, bella idea, però. è il loro motto, il motto dell'Hydra, ha Allora. detto anche Captain America, quindi si può Ah, si può dire, dire. assolutamente. E poi io dicevo, comunque c'è Coulson, che è comunque il personaggio maggiore dei film, l'abbiamo visto in Iron Man e negli Avengers. Personaggio maggiore ed era uno dei personaggi principali finché non successe cose che non diremo, che non Non possiamo diremo. dire. No, possiamo, ma non facciamo spoiler, quindi No, no, no. ecco qua. Andiamo alla prossima. Agent Carter, 2015-2016, cioè Agent of Shield 2013-2020, durata tantissimo, non so se lo... Invece poi abbiamo Agent Carter, che come vediamo è la signorina di Captain America, il primo film, il primo vendicatore. È una donna tosta, 2015-2016, è una serie fatta su di lei che ci racconta tutta la storia della Carter, ai tempi della seconda guerra mondiale. L'hai vista? Io no, non ne frega un tubo No, di io questa no. serie. No, anche perché poi non è un personaggio che mi invoglia a vederlo. Proprio sinceramente, detta No, così, non è un personaggio che non mi interessa no. approfondire, neanche vedere, sinceramente. Preferisco la nipote, sinceramente, a lei. Preferisco la nipote che la incontravamo nei film di Captain America e ligava pure con Captain America, giustamente. È successa una bella cosa. Queste serie qua, entrambe erano dell'ABC, un network che si chiama ABC, proprio così, si chiama Sì, proprio così, è vero, è l'American vero. Broadcasting Company. E poi partiamo con il grande boom che ha portato un casino di successo alla nuova piattaforma chiamata Netflix nel Beh. 2015. E Netflix ha avuto il suo maggiore successo, a mio parere, prima che arrivassero Stranger Things e altre cose, grazie a questo pazzesco personaggio. È Daredevil, è fatta benissimo sta serie. Potrebbe non piacervi il personaggio perché è un santerello, però veramente è bellissima sta serie. A parte che vedi proprio le origini, quindi lui è ancora con un vestito scuro, col cappuccio in testa, quindi sembra veramente un disagiato che va in giro a picchiare la gente, e lo fa, eh. Però, Cla, tu l'hai vista Daredevil, cavolo. L'ho viste tutte e tre e sono delle eccellenti serie, delle eccellenti stagioni. Soprattutto io adoro la seconda perché c'è il punitore, quindi per Io la quello. prima, anche la Però, seconda. cavolo, io che non amo il personaggio di Daredevil perché non lo amo proprio, e infatti a me non piace proprio Daredevil, però in questa serie l'ho apprezzato un sacco, così come ho apprezzato anche il villain.
E perché il villain, ragazzi, è tanta roba. Il Kingpin cavolo. Della Netflix. E poi la ragazzi. Seconda e anche la terza mi sono piaciuti un sacco. Questo attore ha fatto Full Metal Jacket. Vince grande, Mafia, sì, ragazzi. Sì, è quello vessato, giusto? Per, giusto? Mm-hmm. È quello che faccio. Era quello vessato, no? Ora non possiamo è quello della famosa scena allo specchio, no? Diciamo sì, non possiamo dire i termini. No, anzi, proprio non diciamo proprio nulla su quello, visto che arrivano strani avvertimenti. Ok, bene. Quindi in pratica Vincent D'Onofrio è un signor attore, ragazzi, un signor attore, l'ho visto da tante altre parti. Io credo che sia il miglior Kingpin, cioè in giro, che sia stato o è il miglior Kingpin, penso io. L'altro attore, quello che aveva fatto il film, ok, come personaggio era gestito malissimo, ma è un grande attore, ha fatto il Miglio Verde, ha fatto il successo del Miglio Verde, era bravissimo quell'attore, morto da qualche anno, ma bravissimo. Comunque Kingpin, oh, l'ha fatto bene. Io non voglio far spoiler, ma questo personaggio poi è stato ripreso in una serie più moderna, che non vi dirò quale, perché cavolo sarebbe mega spoiler, ma perciò credetemi, è uscito dalla Netflix, e peccato, c'erano delle ottime idee per la quarta stagione, ispirandosi agli archi narrativi di Frank Miller. C'era sta suora, che era un personaggio molto importante, gli archi narrativi di Frank Miller, e doveva essere la storia chiamata Born Again, fra le più amate della saga di Netflix, considerato un capolavoro assoluto, che fa vedere un Daredevil ferito che poi si riprende e trova nella fede comunque la sua guida, ma non ovviamente in senso religioso, ma nel senso che comunque riesce a animarsi. E quella è bella, peccato che non la vedremo mai, probabilmente, se non ci pensa la Disney, vediamo. Comunque, 2015-2018, la serie più longeva, e non è l'unica, ne abbiamo un'altra, ovviamente tu la sai già qual è, quindi ti lascio dire a te il nome, che è quella della signorina protagonista. E beh, Jessica Jones, dopo, per forza. Ovviamente, non è un indovinello, queste cose si sanno. Che io poi adoro alla follia sia l'attrice che il personaggio, perché a me piace un sacco Jessica, anche se devo dire che la terza stagione è un po' stagnante, l'ho trovata un po' trascinante, e devo dire anche che la prima forse è la migliore. Devo proprio dire. E fra l'altro, sì, no, è vero, la terza stagione è un po' casinata, già la seconda era bella perché c'era la madre, ma comunque Jessica Jones, l'attrice, l'ha resa famosa Breaking Bad, aveva il ruolo della fidanzata di Jesse, che è un ruolo maggiore, visto che è comunque la fidanzata del coprotagonista della storia, e in Breaking Bad lì piace meno, però già era il personaggio di Jessica Jones, lo stesso personaggio, con la differenza che faceva uso di sostanze, in Breaking Bad qua no. E qua no. Si ubriaca, però qua si ubriaca lei. Ho capito. E comunque il personaggio è lo stesso, alla fine hanno preso questo cavolo, ma questa qui è quella di Breaking Bad, facciamo Jessica Jones, infatti, però è un bel personaggio, Io adoro da prima stagione il villain, che è interpretato da David Tennant, il Purple Mamma Man, mia. Ma il grande manipolatore, e David Tennant l'ha interpretato benissimo, ci ha messo un tocco mostruoso. È un attore che di solito fa ruoli completamente diversi, più comedi, più allegri, più positivi. Ci ha messo invece una sorta di disturbante, e ricorderemo che in Jessica Jones è debuttato l'altro grande protagonista Netflix, che è Luke Cage. No, mamma mia, sto qua non lo sopporto. No, io lo adoro, io la seconda stagione di Luke Cage è la mia preferita in assoluto, tutta la cosa Marvel, perché abbiamo la cultura di Harlem, che ti fa vedere comunque uno stralcio di cultura newyorkese, non la classica New York dei film di Natale, con oh Natale, che bella New York, no, questa è proprio la New York ghetto grezzo, dove ci si mena, ci si spara. E poi nella seconda stagione ci sono i giamaicani, io ho adorato, uno, nella prima stagione c'è un attore che ha vinto l'Oscar per Moonlight, ci sono i giamaicani. Sì, non mi ricordo come si chiama l'attore, forse Mohamed qualcosa, comunque aveva vinto l'Oscar per Moonlight, ed è un bravissimo attore, non dura tutte le puntate della prima stagione, perché ci mettono un'altra villain nella prima stagione, però è un grandissimo attore, villain, così vediamo un attimino. Questo qui, ragazzi, mamma mia, questo attore per me ha fatto tutto. Voi, se lo vedete in lingua originale come me,
è il top, è il top. Questa serie è veramente Mahershala Ali, si chiama Mahershala Ali, ha fatto True Detective, grandissimo, veramente grandissimo, grandissimo, grandissimo. Ed è sicuramente, penso, anche il miglior villain insieme a Kingpin, miglior villain, mio parere, mio modesto parere, l'ho adorato. Te magari il clan non ha fatto effetto. No, ma no, no, ma è proprio Luke Cage che non supporto per quello. Ah, è come dicevo io prima, è come dicevo io prima, se non c'è un eroe, esatto, lo so, però se non mi piace proprio un personaggio di solito non lo vedo, insomma. O comunque lo... ha fatto due stagioni soltanto. Poi abbiamo l'ultimo grande eroe. No, non è l'ultimo, in realtà è il penultimo, non è il villain, fatemi che villain è spoiler, ma non è neanche spoiler in realtà. Comunque Iron Fist, serie che non è piaciuta quasi a nessuno, a me spiace, perché a me è piaciuta perché le arti marziali, io sono fan delle arti marziali. Buonasera Paoletta. Ciao Paola, stiamo parlando di serie TV della Marvel e queste sono quelle della Netflix. In realtà Iron Fist, ovvero Pugno di Ferro, come si chiamava nei vecchi fumetti italiani, oggi penso che lo chiamano Iron Fist e basta, sì. Ma ai tempi era Pugno di Ferro, è un ragazzo, credo newyorkese anche lui, Danny, che è di famiglia ricca, ma poi perde tutto e guarda della storia, torna e inizia, ha ottenuto i poteri tibetani, e questa è bella perché c'è delle tematiche interessanti sui poteri tibetani, queste cose qua, e lui ha dei poteri del chi, del chakra, quelle cose qua, che colpisce tutti, ed è una serie con molta azione ben fatta, a molti non è piaciuta la trama, a me non è piaciuta la seconda stagione, che è fatta da un altro showrunner, a tutti è piaciuta di più la seconda che la prima, o a molti non è piaciuta nessuna delle due. Tecla? A me non è piaciuto proprio per il discorso di prima, cioè non sopportavo sto qua, quindi dopo le prime due o tre episodi l'ho skippato subito. Ci sta, io l'ho durato invece in realtà, è una serie piena di colpi di scena, ottimo villain pure lui, non vi spoiler chi è il villain, ma si capisce, penso che lo capite dopo tre puntate, sapete già chi è inevitabile che sapete chi è il villain dopo tre puntate, però poi è interessante e aggiungo, adesso esco un attimo da Netflix, per parlarvi di una serie dell'FX chiamata Legion, non so se la conoscete. Sì, ma ne ho sentito solo parlare, non so com'è. Sì, e vediamo un attimo. Io purtroppo Legion non so nulla, è una serie dell'FX. L'FX, infatti non si capisce neanche niente dalla locandina, purtroppo. Non è che... è una L'FX è una serie che fa molto fantascienza, fa molto la fantascienza. Cavolo, un angelo, mi si potrebbe interessare. No, quello là è il film, quello là mi sa che è il film, è Legion, è il film. Sì, non è la stessa, esatto, scusatemi. Beh, comunque non si capisce un cavolo, veramente, non si capisce molto. Infatti non l'ha cercata nessuno, non l'aveva vista nessuno sta serie, perché non ci sono immagini, non c'è niente, non so, sono filato. Peccato, vabbè, comunque torniamo a quando hanno provato a imitare gli Avengers, ma non erano gli Avengers, ma erano i Defenders, che va quasi bene, ma la serie non è granché, sono tipo 6 puntate, 8, che... 7 mi sembra, 7 sono. Che si insultano e non si sopportano e si pigliano insulti e poi combattono insieme a salvare il mondo, ma... non è proprio granché in realtà, non collaborano, sono un po' disagiati, però va bene, tutto sommato c'era un'attrice famosissima come villain, adesso non mi ricordo il nome, ma era veramente un'attrice famosa, ma il personaggio non mi è piaciuto, era la classica che sto morendo di malattia, voglio diventare immortale. Ah sì, è quella, non mi ricordo, è apparsa un sacco di altre, è famosa quella lì. Sì, è famosa. Ma io mi aspettavo molto di più, sì. Io ti giuro che avevo un hype per sta cosa, perché c'era Jessica Jones e Daredevil. Anch'io, io volevo vedere insieme Jessica Jones e Daredevil, di Luke Cage e Jessica Jones, ne avevamo già per fin troppo, vederli insieme. Sì. Poi vabbè, Luke Cage è diventato amico con Iron Fist, infatti compare nella seconda stagione di Iron Fist, vediamo Luke Cage che gli fornisce aiuto in un paio di puntate, ma nulla di eccezionale. Però è interessante, voglio dire, comunque è una serie che non va a concludere nulla, non aspettatevi una conclusione della loro saga. In realtà l'ultima uscita era la terza stagione di Jessica Jones, e poi c'è un certo personaggio già anticipato dal buon Kla. È il mio preferito, quindi sì. È uno dei miei preferiti. Quindi. Spider-Man, no, non è vero, non è Spider-Man, ragazzi, è The Punisher.
È figo. Poi, a parte che l'attore Bertal, ragazzi, È è un bravissimo, mito. The bravissimo. Walking Dead è il mio personaggio preferito, Shane. E adesso è Non so anche. se è il miglior Punisher, però, perché io ho Non lo visto i so. film, non lo so se è il migliore, però Quello del è videogioco è veramente bravo. migliore. Quello del videogioco no, però c'era quello del film di John Travolta, che era Thomas Jane, c'era l'altro. Sì, dopo lo guardo, Solaris. Solaris è il mio famoso film Esatto, Solaris. Grande Frank, esatto. ciao Frank, Ciao benvenuto. Frank. È bello E questo, anche Jessica Punisher, Jones. sì, bello, bello, sì, bello. Però ti posso dire che la seconda stagione di The Punisher a me ha fatto cascare le braccia. A me, che io Vista. amo Punisher. Amo Punisher, ma la seconda mi ha fatto cascare le braccia. Ricollegarmi a quello che dice Paola, Jessica Jones è un personaggio forte, ma un personaggio forte nel senso che comunque è una donna molto forte, è piena di problemi, ma è un'ottima rappresentante delle eroine femminili, è ottima, ha tanti problemi da risolvere, però credetemi, è veramente ottima. Infatti io Jessica Jones l'apprezzo. A volte direi, ma cosa stai facendo? Perché a volte veramente fa delle cose disastrose, però è un bel personaggio e alla fine non c'era un vero leader, non c'era un vero leader negli dei Defenders, non c'era veramente un No. leader. E poi comunque The Punisher, a me piace lui, il personaggio, l'attore, è un po' uno che spacca tutto, ammazza tutti in maniera assurda. Non vi dico cosa ha detto Joss Whedon, il creatore degli Avengers, Ma di quello lui, guarda. lo dico, ma. Cioè. Diciamo che è un personaggio che hanno fatto. Diciamo che c'è una parte grossa che ha fatto in modo di far fallire questa serie, e con questa fa tutta la cosa Netflix. E non è colpa dell'attore, non è colpa degli ascolti, No. ma è colpa, diciamo, di gente del mondo del cinema che è riuscita a far fallire. Probabilmente, sono solo delle ipotesi, ovviamente Ma non abbiamo prove, però cioè, comunque sappiamo. quello lì che ha criticato ha più denunce per moleste che Cose. altro. Sì, è Quindi vero. io, Ho capito, ma insomma, certi registi se ne fregano. E adesso ce n'è una veramente brutta. Ce n'è una che fa schifo. L'ho vista tutta su Disney. Mamma mia, ragazzi, non avete idea di perché? quanto sia brutta. Perché i Newmans. Allora, Oh, Dio, è vero. prendiamo un attore, quello a destra, un bravissimo Pudiscioccoli, attore di Game of esatto. Thrones, voto 10 a quell'attore, che infatti fa anche il villain, questo poveraccio. Prendi il voto 10 a Ivan Reon, che è Punisciopoli, è un po' come Tangentopoli a questo punto. No, vabbè, Infatti, adesso. allora, ho capito. È l'attore, il protagonista che fa Black Bolt. Ok, è normale, il personaggio, lo sappiamo tutti, il personaggio è muto. Non è che è muto, se parla distrugge il mondo, e quindi deve, non deve, ma fa delle facce da pesce lesso. E questa qui che dovrebbe essere una bellona, questa qua, Toma. oh, no, non è così, è tipo una super seduttrice che tutti impazziscono, no, 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 no. E poi c'è un attore che faceva Desmond di Lost, che fa lo scienziato, e dice, oh beh, ce ne sono due attori di Lost, ci hanno puntato tantissimo sul fatto, c'è anche l'isola, c'è tutto, sì, ok, è Lost, è un fan di Lost che ha cercato di fare Lost con gli Inhumans, non c'è riuscito, è un disastro, è un dannato disastro, un dannato disastro, alla fine tu empatizzi di più per il villain, che è questo qua a destra, il villain, che ha le sue dannate ragioni buone, che per il protagonista è un pesce lesso, guardalo in faccia, un pesce lesso, cioè veramente, cioè, non dico che faccia schifo perché sarà capace di recitare, ma che cosa gli hanno scritto? Cioè, lui fa delle apparizioni, poi dovrebbe farti ridere, no? Non ti fa ridere, ti imbarazza, ti mette in Ha condizioni di mettere floppato. il facepalm, come si diceva una volta, floppato, no? La serie è proprio brutta. Io non è che voglio criticare come è stata la serie, ma veramente non ho mai visto una serie TV di supereroi brutta come questa. Veramente, non sto scherzando. Io non ho mai visto. Se qualcuno ha visto una serie TV più brutta di Inhumans sui supereroi, vi prego, ditemelo. Me la guarderei anche solo per vedere se è fatta così. Vediti Witchblade, poi mi sai dire. Sì. E poi abbiamo un'altra serie che, guarda, già dalla copertina sembra una ciofeca, è della Fox, ricordo, quella era dell'ABC, che è l'ABC è quella che ha Ci fatto Fox. dicono in chat è talmente brutta che l'avevo rimossa. Io l'ho vista su Cos'è Disney questo? Plus,
Gifted, guarda, guarda questa immagine come ti convince a vederla. Guarda, c'è un tizio che tipo fa Kamehameha, Kamehameha. Cioè, non lo so, io sinceramente, Cos'è? cos'è? Ma cos'è Sandy Supernatural dei poveri? Ma questa non è quella di Heroes? No, cioè, ci sembrano tutti dei cloni di gente già vista, ma non No, non è quella solo. di Heroes. No, Ma no, che non è lei, non è Claire, lo so, ma dico, sembrano ispirati a persone che dovrebbe la gente conoscere, ma non li conosce. Dice, che cavolo sono i gifted? Ma è ma generale, vuol dire i dotati, vuol dire i dotati, praticamente. I dotati, i dotati in che avrei senso? chiamato altra gente, perché hanno delle doti incredibili. In che Io senso? Ma si avrei può chiamato altra dire? gente, non dico i nomi, ma uno inizia per Rock e l'altro inizia per Z. Però Oppure uno diciamo, che avrei si chiama chiamato loro. Franco, uno che si chiama Franco, Franco. esatto, e Johnny, Nico E Johnny. Johnny, sì. In pratica, avrei chiamato loro, che sicuramente erano più gifted di questi. Comunque, non l'ho vista, non giudico, non è parte del Marvel Cinematic Universe, meno male. Ringraziamo quello come parte. Ed è della Fox, è del 2017-2019. Poi vediamo, c'è Runaways di Oh, Hulu. santo Mamma mia, cielo. Hulu. È una cosa che da noi non si può vedere, da nostre parti non possiamo vederlo Hulu, mi dispiace. Hulu non ce l'abbiamo, Hulu non ci tocca. Cavolo, sembra Sense8, invece non è Sense8, ma è Runaway. Ma questo è un sito che è buono, questo è un sito che è buono stasera, devo dire la verità. So, Ne ho io sentito non li parlare apprezzo già dai fumetti, quindi già la bene. mia è Ah, già ma una cosa non li già conosco dei fumetti sfiatavica, sì. questi. Non li conoscono i fumetti, però sembra che vuol dire fuggitivi, Runaway. Ovviamente oggi non traducono più i titoli, ringraziamo che non li traducono più perché li avrebbero chiamati i fuggitori, neanche i fuggitivi, li avrebbero chiamati i fuggitori perché magari i fuggitivi esiste già, ma i Mamma mia. fuggitori magari, quindi non lo so, sembrano degli scappati di casa, è solo degli scappati di casa probabilmente, però vabbè, almeno sembra un team misto, molto misto culturale, mi ispira già qualcosa, io me la guarderò magari, se la trovo. Ripeto, non posso vedere roba di Hulu, però. E poi abbiamo la tanto citata, perché questa qui veramente ne hanno parlato tantissimo, probabilmente l'ho scritta male, Cloak and Dagger. Ah, Ma cos'è? sì. È Perché vedo aveva un scritto orologio, no? Cloak? Aveva scritto Non è la Croc. serie sugli orologi. Oh, ragazzi, non ce la faccio scrivere. Dai, io Oh, adoro eccolo qua. questi due perché nei fumetti sono veramente fortissimi. Nei fumetti, qua, boh, qua io non l'ho apprezzata tanto, sinceramente, da fan Sono dei una fumetti. coppia nei fumetti, sono Sì, lui è abbastanza. dell'oscurità, lei è della luce, una cosa. Oh, che belle queste È tematiche. Infatti, si molto vede. easy, sì. Infatti, lui è vestito di scuro e lei è vestita chiaro, classica Sì, bionda. Quindi, lui insomma, si ci sta questa cosa. appare anche in Wolverine, che danno mano a Wolverine verso il numero 250, mi sembra, Oh, che che sono memoria. quelli che ho io. Che Ed è memoria. fortissimo, perché lui praticamente dice che lui può cioè con l'oscurità può inghiottire di tutto, cioè può fare veramente Sì, tutto, cioè. buono, buono. Sembra comunque la vedrei volentieri. Dopo la tua recensione, la vedrei No, beh, volentieri. io parlo dei fumetti, non della serie, però. Abbiamo Elstrom. Questa non la Questa conosco. non la Non la conosco conosco. ovviamente. È della Hulu. Anche questa, no, qua ti dico, questa qui è di Hulu, esatto. Come Runaways di Hulu. Questa è di Hulu. In realtà, ma le cose Hulu di solito vanno a finire su Disney Plus, però boh, questa no. Non l'ho vista su Disney Plus. Elstrom. Si chiama così, non la conosco, Non lo so cosa conosco, sia. Se volete approfondisco, vi dico un attimo, ma Non lo so, io ma non solamente lo conosco. all'immagine non è una cosa che dice, cavolo, sembra, boh, boh. Dice, beh, è una serie creata da Paul Ziewieski, stand alone, solita cosa, ovvero a parte, è stata cancellata dopo solo 10 episodi, grandi recensioni negative. I personaggi e la trama non erano interessanti. Gli effetti speciali erano più carini, invece. Boh, guardatela se vi piacciono gli effetti speciali, ma non aspettatevi nulla dalla Gli trama. effetti speciali è difficile Oh, no, ce la puoi fare. farli male vuol dire proprio che uno non è capace, vuol dire. Sì. Avevo detto, parliamo di serie con attori veri, ma questa è proprio del Marvel, questa è proprio considerata importante. Questa è su Disney Plus, questa è su Disney Plus ed è Modok, io l'ho vista.
È una serie comedy. Sì, cavolo, mi ricordo quello lì. Tra l'altro combatte con sto povero, ma lui è importantissimo, però è una serie molto comedy, molto violenta, molto macabra, con tanto umorismo, tantissimo umorismo, anche, diciamo, black humor, secondo me ce n'è, e mi sorprende che su Disney ci sia tutto quel black humor, però è carina, ma lì le prime puntate ho detto, oh mio Dio, cosa sto vedendo, la seconda e la terza ho iniziato a ridere. È una sorta di Simpson con Modok, e ovviamente Iron Man lo asfalta sempre, ma lui è un super villain che non ci crede troppo, non a caso esiste una sua versione di lui più giovane, che vorrebbe conquistare il mondo e si scontra con lui più vecchio, ma è un bizzarro, però fa ridere, ha dei colpi di scena, ma sì, la vedrò la seconda stagione, quando la fanno me la guardo, ve la assicuro che me la guardo volentieri. E poi c'è l'ultima uscita, non ho fatto in tempo a vederla, anche questa è animata, Hit Monkey, su Disney Plus, anche questa, credo che sia bizzarra, nulla. È una scimmia, un uomo scimmia, come vedete, stile Hitman, infatti Hitman, Hit Monkey, che avete capito, no? Si capisce, sì, sì. Dai, si capisce. Volevo vedere TV series, ma tanto comunque c'è l'animata, lo stile grafico sarà quello, infatti non si vede neanche, ma comunque sia, ma dai, non è male, eh. Io penso che mi ispira a vederla, è un po' che voglio vederla stasera, ragazzi, Disney Plus, non sapete cosa fare la sera, finita la puntata di Elisir. Potete vederla, potete provare a darci uno sguardo. Che ne dici, Cla? Ma non ti ispira te la scimmia? No, a me di scimmie no. Molto particolare, Hit Monkey. L'hai vista, Paola? L'hai vista? A me sembra... Io sinceramente una scimmia di solito non ne guardo, però. Ma già, comunque roba Marvel. E poi abbiamo altre, purtroppo due, non le mostro le immagini, due pilot, ovvero due episodi pilota che però non si sono focalizzati in serie, Marvel Most Wanted, che non è Need for Speed, e New Warriors, che non hanno funzionato. New Warriors anche avevano una collana di fumetti proprio dedicata a loro, quindi già... Sì, sì. E poi basta, ovviamente basta. Per la Marvel abbiamo chiuso qua, ma vi assicuro che con la DC ne parleremo per tanto tempo. Ah sì, vabbè, per la Marvel c'è da citare poi dopo i vari WandaVision, eccetera, eccetera. Sì, allora, voglio proprio farvi divertire. No, non volevo farvi spoiler, vi ho spoilerato. Questo bellissimo Superman ultra credibile degli anni 50, le avventure di Superman. Stagione 6. Oh, ma non l'avete ancora visto? Ok, guardate che bello. Era quello che davano su una TV regionale quando ero piccolino. Lo davano su Italia 7 Gold, che una volta si chiamava 7 Gold. Sì. Ed era, cioè, ok, non è che mi ispirasse. Ho capito qual era, quando ho sentito parlare di Superman di George Reeves. È questo il Superman di George Reeves? Sì, sì. Ma come George Reeves non era un attore da film? Infatti. È una serie TV interessante, dai, sarà la classica cosa a basso prezzo, ma guardate, vabbè, dai, ma noi ci ridiamo sopra, ma negli anni 50 cosa volevate, dai, negli anni 50 è già tanto che non è, insomma, ci sta, non è, ci si può anche stare, però nessuno mi toglie la mitica Batman di Adam West. No, ah, ma lo ridanno da poco. Ma l'ho visto l'altra sera girando la TV, ma non mi ricordo che canale, che lo stavano ridando in terza serata praticamente, verso è una banana sera di... alla notte, alle 3 di mattina, non mi ricordo, no, cosa. C'era l'enigmi dell'enigmista e la risposta era una banana sfera. Ma come fai a dire una banana sfera? Ma cos'è? Ma ho visto giusto l'altra volta quell'episodio di loro che dovevano andare in mare, c'era uno squalo di gomma che ha attaccato Robby. Cioè, una tristezza... È saltato lo squalo, veramente. Sì, di una tristezza allucinante, ma proprio allucinante. No, il poster a $25 su eBay, lo compri? È lui che risponde al telefono. Ma va, e dice, sono loro che li devono dare a me. Ma c'è anche il tuo preferito, Robby, c'è anche lui. C'è mamma mia, Robby è insopportabile. Non l'ho mai amato. Vedere, mi fai vedere Batman Joker TV Series, il vecchio, come si chiamava? Non mi ricordo come si chiamava quel Joker. No, quello, 60s. Ecco, lo fai vedere il primo Joker, dovrebbe essere John Romero, guarda qua.
penso che si chiamasse Giovanna Vado, il primo Joker. Ah, sì, sì, cavolo, mi ricordo. Non è brutto, non è brutto, no, no, è comedy. È fatto bene. No, ma è fatto bene, ragazzi, questo è un Joker, proprio è al 100% un Joker. È anche disturbante, non è ovviamente il Joker. Infatti, esatto, Cesar Romero, scusatemi, Cesar, non Gio Romero. Gio Romero è un'altra cosa. Cesar Romero, infatti, vedete, è un bel Joker sorridente e che secondo me è rimasto il fulcro dei Ed Joker. È un po' più fedele ai fumetti, perché effettivamente... Vabbè, gli altri sono un disastro, abbiamo un enigmista che dovrebbe essere un anziano. Ma no, ma gli altri sono gli altri. Cioè, sì, beh, in effetti, ma il pinguino poteva anche essere, in effetti, però. Me lo ricordo, il pinguino, mi ricordo una scena del pinguino che riesce a scoprire l'identità di Batman, poi sbatte la testa e dimentica tutto. Okay. Funziona così, vero, l'amnesia, no? Funziona proprio così, guarda. Me lo ricordo anch'io, sta roba, minchia. Vabbè, comunque sia, per lui potremmo anche recuperarlo, sono solo 120 puntate fra 66 e 68. Madonna. E attenzione, esiste dell'Arrowverse, fa parte dell'Arrowverse. Sì, sì, quei Batman lì, esatto. Esatto. Oddio, non ho paura di vedere la connessione con questo Batman di Adam West. Shazam, ecco qua, Shazam TV Series. Questo che c'è stata proprio la serie TV di Shazam, non il film, non quello che vedete adesso del film, ma c'è stato questo Shazam e guardalo. Mamma mia. Questa qui sembra una greca. Ma sembra un cosplay. Quella lì sembra un cosplay di Flash. In realtà, sembra... Ma poi cos'è? Veramente sembra Mr. Bean. Sembrano i costumi di Xena. Vabbè, i costumi di Xena non erano poi così male. Erano stilo... Avevano uno stile. Ma va, erano tutte pelli. Come se in Grecia usavano pelli di latex. Ma dai. Vabbè, con cosa dovevano farsi le cose? Dai, pigliavano la pelle d'animale. Se la facevano tipo Attila. No, insomma... Ma quello non era di animali, solo 28 puntate, questa potete vedervela, 74-76, fate binge watching della serie della CBS, e poi abbiamo una serie di DC che non avevo mai sentito, The Secrets of... quella parola non la posso dire che ci demonetizzano, i segreti di Iside, diciamolo così, ok? Una serie TV della DC, ovviamente quella parola viene proprio buttata giù se la dici, vabbè. Purtroppo. Questa sarà interessante, la prossima, fatemi vedere. Questa mi sa che è andata anche in Italia, prima di tutto perché il personaggio è grandioso, sono 60 puntate, lo condivido. Ciao belle giovani, dice grande Andre, stiamo parlando di serie TV, cinefumetti, quello che ti dicevo oggi pomeriggio. Ecco qua, siete pronti? E arriva la grande eroina, Wonder Woman. Vada, è proprio realistica, proprio una muscolosa. Sì, sì, è vero. È selvaggissima. Secondo me questa è la vera andata in Italia. La davano insieme a Hulk, quella di Hulk anni 70. La davano. Sì, sì. E questa è del 75-79, ma credo l'attrice di conoscere, Linda Carter, mi dice qualcosa. Sì. Linda Carter, mi dice qualcosa. Sì, sì, grande Linda Carter. Quindi 100 episodi, no scusatemi, 60 episodi, e poi abbiamo il personaggio preferito di Clark, che è Superboy. No! Ma non lo sopporto Superman, cioè, ma proprio non mi piace Superman. Sì. Questo invece è 88-92, no, non lo so, ma però è sempre lui ormai. Che ricordiamo che in italiano, grazie a Cla mi ha scoperto che in italiano non era Tina Turner, Tina Turner è un po' diversa, secondo che mi zabito la capo. Dicevo, ricordiamo che in italiano si chiamava Nembo Kid, il nome assurdo. È vero, confermo. Sì, dico, ma... Cioè, come fai a chiamare un super, me lo chiami Nembo Kid? Cos'è un embolo kid? È quello che mi viene vedendo questa roba. Sì, dai. E poi c'è la leggendaria, un fumetto leggendario, che non so se c'è una serie TV, se è venuta bene, ho paura di no. È Swamp Thing, il mostro della palude. Oh sì, c'hanno anche i film, ci hanno fatti i film anche. Questa secondo me non è quella degli anni, non è quella degli anni 90. No. 2019, no. 90s, io dovrei fare degli anni 90. Uguale, ugualissimo. I film degli anni 50 sono più belli.
È convincente, dai, è convincente. Sì, infatti. È proprio No, convincente. Cavolo, non proprio tanto. il mostro della palude. Ok? Proprio lui, guarda. Proprio lui, guarda, non avrei avuto È dubbi. un mostro sicuro, sicuramente. Sì. E poi andiamo a una serie che tutti conosciamo. Flash. Ah, Flash Flash. anni 60. No, no, anni 90, 70. Flash. Ah, quella degli anni Questa. 90, non il film, questo No. qua, Flash, ma che palestrato, cavolo, ma che palestrato, John Wesley Shipp, cavolo, ma sembra uscito dai Power Ranger, che figo, veramente, Questo mi ha mi sa che convinto. fa parte dell'universo proprio ufficiale anche lui, mi sa. Controllo, Arrowverse, anche lui, anche Anche l'hanno lui. nominato Arrowverse, sì, tutti quando Arrowverse, sì, tutti parte Mamma dell'Arrowverse, mia. quindi l'universo narrativo televisivo della DC, hanno fatto un bel lavoro, fra l'altro, anche loro, non scherzano, e Questo non era quindi abbiamo, malissimo, però, eh? Non era ma secondo male. me la muscolatura era la tuta, che era muscolosa, io ho questa impressione che sia la tuta muscolosa e non lui, ho Grosso. questa sensazione, che sia la tuta che muscolosa ma non il lattore, ho questa sensazione, ah, dai, vediamo insieme. Ovviamente credibilissimo, credibilissimo. Infatti, vedi, era la tuta, ragazzi, era la tuta. Non sapevo io che era la tuta che fa tutti quei Mamma mestieri. mia, che Allora, disastro. comunque, un po' trash, ragazzi, siamo agli anni Vabbè. 90. Gli anni 90 sono sempre un po' trash, noi li vediamo anche per quelli. Human Target, questa non so neanche che fosse una serie della DC. Human Target, bersaglio umano, ma non sempre. Cosa ci fa? Beh, Cos'è questa sta roba? immagine, Oddio, ma questa ce n'è immagine. c'è una tizia in latex. Ma Sì, che perché guarda cosa mostra, è Grace Jones, sai, Grace Jones, Ma scusami, ma cos'è? è una roba, si chiama Human Target, che ti devo dire, Ah. Human Target, questa qui però era verso il 2010, quindi l'ha rifatta, beh, comunque Però. sia, una robaccia, e poi abbiamo ovviamente la serie preferita di Clark, si chiama Certo. Lois and Clark, in vista. No, che palle, l'ho anche vista sulle TV regionali questa. Sì, guarda, guarda. Ha una storia Ma d'amore con che schifo. Superman e Lois. Io Però mal devo dire, sopportavo anche lei, cioè non è che dici sopporto questa male Lois è anche più lui. credibile questa che quella di Smallville, sono sincero, io preferisco questa quella di Smallville. Quella di Smallville non mi è mai piaciuta, mi stava proprio antipatica. A me piaceva Lana, quindi vabbè, Ma comunque io sia. ero per il titolo, quindi. Anch'io, ma quella purtroppo friendzone assurda, sta poveraccia. Mi spiace, Minchia, anch'io Team Chloe, poveraccia. anch'io. Anch'io Team Chloe, a un certo punto ovviamente Team Chloe, ma non è successo niente. Ok, comunque sia, vabbè, l'abbiamo visti, questa qui è, lo so, fanno ridere, Andre, lo so, fanno ridere. E poi dal 93 al 97, 87 puntate, che la stasera si fa binge watching di 4 stagioni di 87 puntate di Lois e Clark. Sì, E guarda, sono lì, guarda, sono là. poi vediamo una serie breve, se volete vedere una serie breve, c'è cioè Smallville, c'è Smallville, Urca, sono 10 10 stagioni. 10 stagioni, 217 puntate dal 2001-2011, Warner Bros., prime 5, e poi la CW che ha rovinato tutto, come sempre, la sesta e la decima. Ed eccoli qua, guardalo. Però devo dire, l'attore è capace, Tom Welling, non è Ma che male. capaci, mamma mia. Ma è un discreto Superman. Poi ho sentito che da qualche parte quello che faceva Lex, che si chiama Michael Rosenbaum, è tornato a fare Lex Luthor in uno dei film, però vabbè, a me piaceva Lana perché vabbè, era pazzesca l'attrice, Christine Kreuk. Sembra Top. la copertina dei giornalini di Soap anni 90. Smallville, dopo un po', ho smesso di vederlo perché è troppo lunga. Sì. E c'è anche in Sì. realtà c'è un'undicesima stagione a fumetti, per dire. Ah, Così. ok, hanno continuato lì. Ed eccolo qua, Smolla. A me non dispiace quando aveva sto simbolo. Ah, qua c'era Supergirl. No, mi sono ricordato, c'era Supergirl. Mamma mia, che roba La brutta, c'era la Supergirl è spugna. terrificante. Che poi a me Smallville non è che mi dispiaceva, perché a me in realtà a me piaceva anche. Infatti me lo vedevo con gusto, infatti. Però Abbiamo ecco, poi. questo qui, scusami, non è Arrow, non è Sì, Frecciaverde. è Arrow, sì, però non è. Essendo di un altro universo, cioè di Terra 162, se non mi ricordo male, e quello sì, è sempre Frecciaverde, ma non è il Frecciaverde della serie di Arrow, è un altro ancora, perché c'è la cosa dei multiversi. Sì, però aveva un sacco di personaggi fighi, per chi Io. conosce i villain, abbiamo visto un po' tutti i villain, abbiamo visto Bizarro, abbiamo visto che Sì, era vabbè, ma. Clark cattivo praticamente, ma non era malaccio, però era un po' ripetitiva, c'era sempre, ogni volta c'era Chloe che stava, cioè c'era Chloe che sbatteva la testa, cadeva, lui si trasformava, faceva le sue cose, lei si riprendeva, cosa è successo?
Ci hanno salvato. Ah, ok, sempre. Questo qui non capiva un cavolo. Per 3 o 4 stagioni non ha capito un tubo, sta poveraccia. E niente, era ripetitiva. Era ripetitiva. Però devo dire, comunque, è una serie che ha avuto un grande successo, perché non ne troverete altre che hanno avuto 10 stagioni di supereroi. Non ne trovate altre. Quindi probabilmente il più grande successo a livello televisivo che ha mai avuto una serie, almeno all'epoca, dal 2001 al 2011, ripeto. Insomma, mica male, mica male. No, ma a me piaceva, quindi me la rivedo volentieri. Sì, poi cosa c'è qua? Vediamo un po'. Birds of Prey, non i film, ma la serie TV, sono praticamente personaggi, mamma sono mia. Femmine, che non voglio generalizzare, ma sono tipo villain femminili che si uniscono insieme. E dicono che è bruttissima questa serie, che si uniscono insieme per fare per combattere altri cattivi. Ovviamente la differenza, vedete questa qui a sinistra, quella del film con la nostra tanto amata. Ma una è Harley Quinn, Sì, una è Harley Quinn. Ma scherziamo? Naturalmente una è Harley Quinn veramente. E adesso guarda, voglio vederlo perché se, penso che ci sia interesse, mamma, mi sono spaventato, ho sentito il rumore di nuovo. Ok, e dicevo praticamente niente. Allora, chi erano le attrici? Personaggi: Elena Kyle, Huntress, la cacciatrice, e l'altra era Barbara Gordon. What? Una vabbè, ora è quando era Oracolo. Oh, è Batgirl, sì. E l'altra sì. Era Dina Redmond. Dina Redmond. Ma che è? E poi c'era anche Alfred Pennyworth interpretato da Ian Abercrombie. Vabbè. Ma una sembra quella di Underworld. Arlene Quinzel, che tutti sappiamo che è Harley Quinn. Quindi veramente c'era Harley Quinn, questa c'era, non è una di queste, ma c'era. Ciao Paola, ciao, buona serata a te. Ma e una sembra quella di Underworld. Sì, ho capito, però chiamo Human Target TV, vediamo quella recente, abbiamo visto quella passata. Abbiamo questa recente, ma questa sembra già una serie che può piacermi, perché sono quelle serie probabilmente d'azione. Guardate, l'immagine è bella, mamma mia, se è bella l'immagine. Cioè, io dico, sono quelle serie che potrebbero piacere a me, piene d'azione. Sì, mi convince già, sperando che gli effetti speciali siano buoni, io potrei anche vederla, Human Target. Non so cosa ha a che fare con i supereroi della DC, però non vedo eroi, vedo agenti, ma va bene, va benissimo. E poi abbiamo la serie probabilmente più famosa, più successo dell'ultimo periodo, Arrow. Bella, cavolo, Arrow. Arrow è veramente bello, cavolo. Forse si allunga un po' troppo, però veramente... 8 stagioni, bello. È finita però, vero? Parte dell'Arrowverse. Beh, per forza, dovrebbe essere finito perché col finale di Crisi delle Terre Infinite... No, non lo dico, però ha una quadra alla fine. Chi è questo qua, questo Arrow 2.0 che c'è qua in fondo? Chi è questo Arrow rosso? È un altro Arrow? Sì. Ok, confusionario. Perché sono tutti multiuniversi, ricordati che sono tutti... Sì. Ma a me piace il multiverso, infatti. Ma a me no, perché si crea confusione poi. Nei prossimi anni vedremo un sacco di multiversi anche in Marvel, quindi preparatevi. E poi sono state 8 stagioni, 170 episodi dal 2012 al 2020 della CW, gli stessi che hanno finito Smallville e hanno imparato a fare le cose fatte bene. E poi abbiamo una serie della Fox che voleva essere qualcosa di diverso, non voleva essere la solita serie Gotham. Guardate che punte scure, questa è una vera Gotham di città, è una Gotham dove sempre notte, dove sempre ci sono battaglie e abbiamo Gordon protagonista, c'è anche il giovane Bruce che cresce, il pinguino grande villain, enigmista grande villain, e abbiamo dei personaggi veramente interessanti, l'hanno tagliata l'ultima stagione, l'hanno veramente tagliata tanto e l'hanno rovinata con delle puntate che andavano avanti veloci. Ecco, vedete infatti Bruce Wayne col cappuccio dietro, che è l'ultima puntata, per non fare spoiler, saltano avanti nel tempo di 10 anni. E vediamo come così.
non ha proprio alcun senso. Pensate se possa essere carino. Faccio vedere Joker, che in realtà non esiste Joker, in realtà non esiste Mr. J, esiste Mr. J, questo qua, esiste Mr. J, ma non è Joker. In realtà è un po' spoiler, però veramente l'attore è bravissimo, l'attore Cameron Monaghan, veramente, veramente, veramente bravo. Lui ha fatto un Joker eccezionale, magari non è Joker, ma vi assicuro che è lui, vi assicuro che è lui, vi assicuro che veramente... È valido, io ve lo consiglio. Gotham, l'ultima stagione farà imprecare, ma 100 puntate, sono solo 100 puntate. Quindi, Mamma ragazzi, mia, non lo stasera sai cosa finisco più vedere, io. Non lo finirei più di vederlo. ma io me la sono vista in binge watching. Bella, bella, bella. Terza stagione, poi terza stagione è un capolavoro. Poi ci sono tutte queste storie di mafia, di criminalità, sono pazzesche. Sono pazzesche. Poi veramente i villain sono forti, anche se comunque a volte si ammazzano, tornano in vita. Queste cose, classiche cose che odio, perché se ammazzi, falli morire, non farli tornare sempre in vita. Scusami, una serie TV. E poi abbiamo questa, sicuramente la conosci. Questa, sicuramente la conosci. È Constantine TV, non è il Sì, film. l'ho Com'è? vista. La davano, 10 puntate. molto bella, la davano in seconda serata su Italia 1 tempo fa. L'ho visto 13 episodi e io poi adoro il personaggio di Costantin, quindi Sì, magari adori anche la prossima. Questa è parte dell'Arrowverse, quindi ragazzi, questo è sì, questo importante. proprio confermo perché c'è Poi nel abbiamo un altro personaggio che giustamente Cla adora, è Supergirl. Supergirl. No, mamma mia, che eccesso, bene. È brutta questa sera. A me personalmente non mi è piaciuto, ma perché non sono affezionato per nulla al personaggio di Cos'è, la Supergirl. cugina di Superman, lei, È vero? la La solita. cugina di Superman, sì. Quella che Ma c'è anche in Smallville, ma infatti in l'attrice una non è. puntata. Eh? Non è la stessa attrice di Smallville, ovviamente, perché sono diverse No, le. no, no, no. Però c'è cioè, Una questa qua in una puntata. puntata dice: ma ora chiamo mio cugino e chiamalo. Ma no, non può. Ma allora che Chiamo mio boh. zio che è carabiniere, No, ti fa ma proprio, arrestare. è proprio terribile perché poi dice: ma io chiamo mio cugino che è chi sapete, cioè neanche dicono è Superman, Sì. è chi sapete. Boh, va bene, ok. E poi non viene. Cla Boh, va ovviamente se la bene. rivedrà tutta perché sono solo 126 puntate ed è finita nel 2021, è finita dopo Arrow. Beh, sì, perché anche questa ha una quadra nel crossover. Anche questa c'è una quadra insieme a Arrow e Flash. Sì. Powerless, serie TV che non mi ispira nulla, nulla. Infatti è stata subito buttata, è durata 12 puntate, l'hanno Cos'è? No, stangata. questa non Cioè, so. già vedi l'immagine, ma chi sono sti qua? Ma che deve questa roba? C'è un attore che mi piace, Danny Pudi, è un grande lui, però non la vedrai solo per lui, mi dispiace, ma non è che per lui vado a vedermi una serie. L'attore lo adoro, lui è veramente un attore incredibile, ha fatto Community, che è probabilmente una delle migliori serie TV comedy di sempre, veramente di sempre. Però la serie non la conosco, non la guardo, non voglio essere parte. E poi abbiamo anche un'altra che fa parte dell'Arrowverse, che è Black Lightning. La conosci? No. Fulmine scuro, praticamente, qualcosa del genere. 4 stagioni, 58 puntate, dal No, 2018 no. al 2021, è finita dopo l'Arrowverse, praticamente. Sì, anche questo, cioè il personaggio, io infatti me lo ricordo solo perché è in crisi L'Arrowverse. etere finita, sì, basta. Cioè non me lo ricordo per altre robe che ha. Sì, poi andiamo, siamo quasi finite queste serie. Abbiamo, ma cos'è la prossima? Ma perché veramente hanno fatto una serie TV chiamata così? Io ho già paura. Sei Non lo so, pronto? sai? Ho già Vai. paura. Immaginate chiamare Batman, chiamarlo, che ne so, tipo la morte dei suoi genitori. Krypton. La Kryptonite, ma si può chiamare Krypton? Krypton? Perché una Ah. serie chiamata Krypton? Cos'è Krypton soprattutto? Cos'è Krypton? Adesso andiamo Sai via che quello. non lo so, non riesco Due proprio. stagioni, 20 puntate della sci-fi, che già come rete in sé non mi ispira fiducia, è la storia del. Sì, il protagonista è Segel, che è ovviamente, come tutti sanno, non lo sa nessuno, è il nonno di Kal-El, che è Superman. È ambientato 200 anni prima della nascita di Superman, perché ha vissuto 200 anni, sto qua. Ed è nato in Sembra, un pianeta fittizio di nome Krypton. sembra il dialetto milanese, quello seghè.
Non so, Sighè, ma però non era bresciano, tipo, vabbè, comunque sì, No. siamo lì. E c'è questa bellissima immagine che mi convince, ah beh, scusa, allora mi vedo la serie, vedi questa immagine qua, questo vestito alla Star Trek anni 60. Sì, Sì, ah beh, beh. allora mi vedo la serie, E quanti episodi sono? Tanto 20, per. sono solo 20 puntate, puoi fare binge watching stasera, stanotte. Ma io non devo fare il rewatch, non voglio Ma fare sta roba. neanche io. Vabbè, dai, poi abbiamo qualcosa un po' più serio. Abbiamo Swamp Thing, che è la nuova serie, che non è quella porcata che abbiamo visto prima. Questa sembra una figata. Questa è abbastanza Ma macabra, come piace a me. Dai, è macabra, guarda lì. È lì che tiene il abbracciato il personaggio è cadavere. difficile fare male con un personaggio del genere, è difficile fare cose brutte. Vabbè, ho capito, però devi saperlo, devi saper fare regia. Se non sai fare regia, puoi avere un personaggio figo, Beh, distruggilo, che è successo. quello siamo Era successo d'accordo. almeno con un film di Punisher, comunque, successo almeno con un film di Punisher, è successo con Ghost Rider di quell'attore là, mi sfugge il Nicolas nome, Cage. Nicolas Cage, sì, hanno rovinato Quello è stato tutto. tremendo. C'è qualcuno che ancora lo difende ancora quel film lì. Incredibile. Ah, mi fa ridere. E poi Ma abbiamo, attenzione, questa devo vederla perché mi hanno detto che è bella, bella, bella. Watchmen, è non l'ho collegata vista. insieme So al film. che mi hanno detto di vederla, che pare molto bella. Sono soltanto 9 puntate, 2019, perciò perché non vedersela, giusto? Perché non vedersela, dai. Beh, il film Alla non è fine che c'è fosse così Rorschach. spettacolare. Se c'è Rorschach, sono contento. Avevo paura che avesse fatto una brutta fine. No, c'è cioè, dottor Manhattan, ma vi ringrazio che gli avete messo le mutande. Vi ringrazio che gli avete messo le mutande, perché io quando ho visto Watchmen non ce l'aveva, ed era una roba pazzesca. Cioè, ti distraeva troppo, ti distraeva. Non puoi farmi un Ma sai che è personaggio. entrato nell'universo DC il dottor Manhattan, minchia. Dottor Manhattan, sì. Però veramente dico, ma non puoi, meno male che gli avete messo le mutande, meno quello gli avete Ma sai messo. cosa fa nei fumetti questo qui? No, non ho idea. Praticamente riscrive tutto l'universo DC lui. Ha i poteri per ricreare tutto l'universo DC È da figo. E capo. poi c'è The Flash che va avanti nel 2014, è ancora in corso, è parte dell'Arrowverse, è ovviamente la serie di punta attuale della DC, ed è la serie su questo eroe famoso che a me non è mai A me piaciuto, non piace sinceramente. proprio non. L'unica cosa di Flash mi piace è la colonna sonora dei Queen, che Vabbè. è un dannato No, capolavoro. non mi piace me Flash. Sì. Comunque, vabbè, non mi piace, non lo so, non mi ispira, ma magari è fatta bene. Comunque, della CW, so che loro ci puntano. Ed è sempre da. Ci sono 156 puntate attualmente, ma andrà avanti oltre 8 stagioni, quindi andrà avanti. E poi abbiamo sempre della CW, Legends of Tomorrow, che qua se non si può parlare, dicono tutti che è una specie di capolavoro, non so se si ferma le prime stagioni, Non l'ho blocca il tutto. vista bene, gli ho dato Dicono, ma un'occhiata una guarda volta. che Jack, mi dicono sempre Jack, devi vederla questa, devi vederla, io mi fido perché Ma ne secondo dicono me potrebbe anche tanto. essere bella, sembra molto. A parte che ci sono degli attori che adoro, tipo Wentworth Miller, se c'è Andre si impazzisce perché era protagonista di Prison Break, e ci sta alla grande. E niente, anche questa parte dell'Arrowverse, tu quindi conoscerai più o meno i personaggi per Sì. l'Arrowverse, perché Sì, vabbè, avranno ovvio. fatto qualche cameo insieme. E Sicuro. boh, sembra interessante, da questa immagine, c'è anche questo qua, un altro attore di Prison Break. Sono i due fratelli di Prison Break, si sono rincontrati praticamente, si sono rincontrati. Ok, a fare Legend of Tomorrow. E poi abbiamo, sono solo 108 puntate, ma ancora in corso. Quindi anche questa class stanotte, poi vedete la 108 puntate È insieme ovvio, alle altre. certo, è Dopo esserti visto certo. 10 stagioni di Smallville e tutto il resto, Ma vabbè. Smallville ancora. È Clark e Lois. No, Smallville fa schifo. Quello già meno, quello già mi interessa poco. Smallville è una cosa indecente, vederla oggi, magari ai tempi che erano teenager, un conto, ma adesso proprio. Titans, Quello guarda. di Teen Titans non è male. Ma c'è un Teen Titans? Ma veramente? Non è il massimo, ma perché è un Beh, po' Teen Titans, noiosetta. ragazzi, non è male, ma ci sono dei No, personaggi c'è importanti. Corvina, c'è. Sì. Beh. E io poi adoravo Corvina, il problema è che cavolo, è un po' noiosetta, non è È sta gran cosa. noiosa, a me però mi piace come look il personaggio, mi piace Sì, come come look, Luke non so sì, ma è male. proprio un po' noiosetto, tutto lì. C'è Anna Diop, la conosco Anna Diop, l'ho già sentita questa attrice, l'ho vista in qualche serie o film, la conosco. Ed è parte dell'Arrowverse, si farà una quarta Ovvio. stagione, e sono finora sono 37 puntate.
Poi sempre Arrowverse, c'è una che non riesco mai a ricordare il nome, è Doom Patrol. Doom Patrol. È una serie boh, è una serie boh, là. L'hai vista nell'Arrowverse? Tipo? Strana, è strana. No, però non è, che tutto, non, è che, non è che sono apparsi tutti nelle Terre Infinite. No. Che no, cioè, episodio, non è che potevi... Ricordo Timothy Dalton 007 e anche attore di Dottor V che ha fatto una sola apparizione, ma che apparizione indimenticabile che ha fatto, e quindi c'è anche lui che è un bravissimo attore, e quindi ma gli potrei dare una chance. Comunque a parte la Ruas, mi guardo la Ruas, me la guardo di sicuro questa. Sono 34 puntate ed è finita, no, rinnovata anche questa, quindi quarta stagione. E poi ce n'è un'altra che, cavolo, questa qui, in effetti io da fan di Batman, questa devo per forza vedermela prima o poi, devo per forza vedermela, ragazzi, Pennyworth, su Alfred, ovviamente, Alfred è giovane, ma non lo so come sarà, però sarà quel che sarà, e niente, insomma, l'immagine non è malaccio, non so te cosa... Sembra dire. Anche decente, sembra, però. Sembra anche decente, ma non si sono immaginati. Poi già qui vederla così un po' meno, ma vabbè, comunque sì. Hai già cambiato idea? Non lo so, vedere le locandine, sono tutti bravi a fare le locandine, però vabbè, poi insomma. Non è parte della Arrowverse questa, stranamente, no. Non è parte della Arrowverse. Invece parte 20 puntate al momento, ma rinnovata, quindi andrà sull'HBO Max, quindi poi sulla CW, quindi ovviamente Arrowverse, abbiamo un personaggio che francamente non so cosa pensare, conosco Batgirl, ma questa è Batwoman. È Batwoman. Proprio già è un personaggio che non apprezzo proprio, quindi già... Già però quello. C'è una seconda Batwoman qua, quindi non so. No, in realtà perché non è l'attrice della prima stagione, perché ora ce n'è anche un'altra. Anche l'attrice? Sì, perché quella lì non ha rinnovato il contratto, comunque... Ma dai, ma non assomiglia proprio, non vorrei dirlo, ma proprio sono completamente diverse fra di loro. Cioè, le due infatti, però sì, non mi ricordo chi appare in Crisi delle Terre Infinite, non mi ricordo quale delle due appare, forse quella, certo, forse la prima, forse. Perché forse è recente, del 2019, quindi probabile. Probabile che sia la prima. E andrà avanti, parte la Rowers. E poi abbiamo, bastava Batwoman, abbiamo ovviamente un personaggio che non conosco della DC, sarò stupido, ignorante io ovviamente, ma non giurerei mai, oh mio Dio, ma è Captain America Stargirl! Ma è Captain America! E io quella non la so, non l'ho ancora vista. Ma dai, ma è Captain America il vestito, ma ce lo vedo solo io che è Captain America? No, anche io ho avuto la stessa impressione. Che stelle strisce dell'America, i colori dell'America, lo sappiamo, no. Non è che l'America è blu, ma cavolo, è Captain America questa! Ma, almeno, vedete, questa qui almeno non aveva tutto questo rosso, ma questa... Cavolo, ma è Captain America! E abbiamo già un Captain America donna nella serie... Marvel What If, che in effetti è una serie TV, ma non è considerato. Comunque sia, vabbè, comunque sia, è quello che è. E poi abbiamo per la gioia di Cla, visto che si era emozionato tanto per Clark e Lois. No, in realtà. Poco. Così Cla potrà vedere le avventure. Ma non è vero, ma non vuoi vedere. Saranno migliori queste che quelle degli anni Ottanta. Con ovviamente grandi attori, Tyler Roechlich, Bizzi, sì, ci sono, questi so che ci sono assolutamente nel crossover, ci sono, e come, ma se sono, ci sono e come, quindi sono apparsi prima ancora di sì, credo che sono apparsi dopo quel crossover lì, perché questi qua ci sono, lo so quello, perché me lo sono rivisto da poco. Sono 19 puntate al momento, si può dargli una chance, sono due stagioni, 21 puntate, ma si può. Ma... Poi abbiamo una serie TV che non conosco, Naomi, speriamo che la becca. Naomi Campbell? No, non è, però ci assomiglia un po', No, Naomi è una grande. Non è vero. Naomi, comunque cosa Toma. Sarebbe? Toma, ma cosa sarebbe? Una supereroina? Ma sono tutte supereroine. Però boh, Naomi, questa è Naomi, vabbè, carino, potrebbe essere interessante la serie, non la conosco, ragazzi, e mi fermo qua con questa. Abbiamo ancora un ultimo, che questa qui ovviamente Cla mi dice sempre, ma dai, parlami di questa, perché questa è la serie migliore, Peacemaker.
Sì, è John Cena, ragazzi, è proprio lui. Mamma mia, che... ma perché? Dai, ma che... è James Gunn, HBO, lui è Peacemaker. Ma porca grande. Comunque, veramente, lui viene dal Suicide Squad, viene lui. Ed è... E vabbè. Ed è questo, no, ma qua... Ma ci sono un sacco di serie che sono belle, anche quelle Marvel ultime... Ma mi fa ridere perché c'è John Cena, quindi quasi quasi me la vedrò perché c'è John Cena. Io le ultime serie in realtà della anche Marvel sono belle. Io citerei giusto Witchblade, che anche se non c'entra nulla con la DC, ma in realtà è un comics, sì, perché è della Top Cow, quindi, ma non c'entra nulla con i fumetti, l'hanno rovinata. Vediamo ancora un attimo, Green Lantern sarà questo, vedete? È questo qui l'attore forse della serie TV? No, non si sa, però forse è Carta slitta. Questo qui no, questo Green Lantern qua no, questo Green Lantern qua è Ryan Reynolds e no, l'ha preso pure in giro in Deadpool. No, no, semplicemente no, questo no, questo no, grazie. Green Lantern della TV no, direi proprio di no. Poi ci sarà The Penguin, ci sarà una serie TV sul polizia di Gotham. DC Super Hero High, quindi una scuola avventura. E boh, vediamo. Quindi tu hai detto Witchblade. Sì. Blade. Sono due stagioni, ma non c'entrano nulla con il comics. Ma c'è Pecine Comics, quindi No, quelli cioè, l'hanno rovinata proprio, cioè è proprio diversa. Non si fa riferimento a Darkness, agli artefatti, niente. Così a caso, proprio niente. Sì, una specie di power. Sì, non cioè, sì, viene detto cos'è il sì, viene detto cos'è, ragazzi. Non c'entra niente. Ma cos'è? Ha anche una spada. Ma sì, ma c'è il Witchblade, ma non c'è tutto il resto. Ho capito. Vabbè, boh. Sia. Ragazzi, ciao. Ciao Seppo, stiamo parlando di serie TV di Marvel, di serie TV, di Comics. Vuoi dirci un tuo parere nel frattempo? Noi abbiamo concluso il grande listone in un'oretta. Come state? Bene. Siamo qua, abbiamo visto il meglio e il peggio, abbiamo visto il Batman di Adam West, per riassumere quello che abbiamo visto stasera. Abbiamo visto anche le robe buone, le serie della Netflix, che hanno tanta roba e mi mancheranno. Sì. Gli ottimi lavori che sta facendo la Disney un po' alla volta. Ma è strano che non c'è come non c'è Arrow? Perché non c'era Arrow? Scusatemi, ma Arrow... Arrow, prima l'abbiamo citato, Arrow, comunque no, molto Arrow, bello. Ma cosa stai dicendo? Oh, Kai. Ah, e non hai citato Crisi delle Terre Infinite, che secondo me è un crossover, secondo me, da recuperare, perché è veramente bello. In 6-7 episodi non hanno sporato troppo, è più o meno simile al fumetto, non è così, così diverso. Chiude alcune storie, tipo Smallville lo chiude un po' di roba. Sì. Okay, serie di Netflix, io sto vedendo The Elite Perfetti, mi pare così si chiama. Vabbè, ma io Netflix la uso. Bella molto, questa, l'ho vista oggi, guarda, me la sono recuperata oggi, quella di Occhi di Falco. Sì, cioè, non è che non è eccezionale, però allora, è bella perché c'è lui che è veramente tormentato vabbè, non posso fare spoiler, però è tormentato e dalla morte di qualcuno. Oh, Smallville, ecco, siamo cresciuti tutti con Smallville. Sì, e ti dico, in Crisi delle Terre Infinite c'è la chiusura di Smallville, però secondo me bestemmerai come ho bestemmiato io. Ok, mi fido. Sicuro. Ho perché vedrai Clark lì. Vabbè, ma io sono contento di vederlo. Tom Welling. Ma non per come è stato chiuso, no. Ah, ok, perché io sono un grande... mi sarebbe piaciuto vederlo come Superman, per quanto... Ma anch'io. Ma c'è anche Loki, che è bello. Anche Loki è bello. Loki? Ma perché non c'erano queste serie TV nella lista? Loki, WandaVision... Infatti, ma ci sono un sacco di serie che non abbiamo nominato, ma sono neanche... Io l'adoro Loki. Loki è... Loki è bellissimo. Timey-wimey, tutto viaggi nel tempo, spazio. È una figata. Poi, vabbè, l'attore... A me è top, l'attore, io lo adoro, questo attore qua, Tom Hiddleston, si è rivelato un grande. E WandaVision, giusto, WandaVision, ma perché non l'ho messo? Oddio, WandaVision non è questo. Allora, secondo me, beh, io adoro Scarlet Witch, quindi non è così bella come dire. Secondo me è carina, ma non è così bella. Cioè, probabilmente la peggiore di questa roba è Falcon e Winter Soldier, perché è brutta, a me non è piaciuta.
John Wayne l'uomo sono etero. Oh, ti capisco, tante volte io ho la stessa sensazione con Iron Man. Io non so perché quando Iron Man manco piace. Lo trovo un figone pazzesco, però appunto in senso così, in quel senso lì, in senso rispettato. Cioè, mi piace lui come attore perché fa rendere decente Iron Man. Sì, esatto, quello è vero. E poi abbiamo ovviamente Falcon e Winter Soldier, esatto. Guardatemi se le scrivo in inglese, ma mi vengo più facile scrivere in inglese, almeno troviamo le immagini, perché su Edge trova roba in italiano, chissà cosa ti butta. Microsoft Edge, va bene, comunque sia, li conosciamo, hanno una lunga storia, quest'immagine potrebbe essere leggermente spoiler. Cioè, no, a me non è piaciuto per niente, c'è gente che è contentissima. Ma a me piace Falcon, Loki devo vedere, sto facendo uscire un po' di cose così me lo tutti insieme, ma guarda, io ti dico, la fortuna è che con Disney Plus ci sono un sacco di serie, c'è anche Inhumans, ma ti prego non guardarla, Inhumans. Mamma mia. Un po' un errore, che ho detto, oh cavolo, che figata, ci sono gli Inhumans. Quindi vedremo qualche roba bella connessa ai Fantastici 4. No, vi prego, non fate. Mamma mia. Inhumans. Ho paura. È brutta. Oddio, Iron Man, lo so, concordo, grande figata, lo so. E comunque sia, queste erano le serie, stanno lavorando tantissimo, Disney sta facendo bene. Stai parlando di Marvel, Deadpool, se sai qualcosa, qualche novità. Deadpool deve esserci un 3, l'attore, state tranquilli, che è ancora attivo, interpreta la parte anche su YouTube, ogni tanto spunta, qualcosa fanno. Secondo me interverrà proprio poi negli Avengers. Hanno detto che lo vogliono far diventare proprio dell'universo Marvel, quindi... Sì. Ve la immaginate Deadpool? No, ma io proprio detesto Deadpool, proprio un personaggio o che o a me fa angoscia. X-Men, ma come Spider-Man? E io proprio non lo so. Mi fa morire, l'attore fa sentire male, ma è fortissimo. Già soltanto il fatto che qua durante una scena ti compare come lanterna, no, come lanterna verde, praticamente ti compare come lanterna verde con lui quando era ai tempi di Lanterna Verde della DC, cioè si prende in giro da solo. Io queste cose mi fanno morire, ragazzi. Ryan Reynolds è un genio, soprattutto guardatevi la reaction che ha fatto il trailer del film, commentata reaction da parte di Deadpool, cioè Deadpool reagisce sullo stesso film, e fa morire da ridere queste cose, per me è il massimo. L'immagine prende Deadpool che prende in giro Spider-Man, allora io ho questa scena in mente dei fumetti di Deadpool che inizia a viaggiare nel multiverso e incontra i nonni di Spider-Man che stavano facendo, erano zombie, erano una specie di zombie che stavano facendo cose e dice, oh mio Dio, se lo sapesse Piti. Favori da ridere, infatti, veramente. È uno spasso, devo dire, uno spasso, veramente. Cioè, quella scena lì mi è rimasta nel cuore, perché veramente, cioè, dice, sono traumatizzato. E poi si guarda lo spettatore e dice, c'è posto anche per me? Cioè, dico, no, ma sono due vecchi, no. Ti prego, dai, ti prego, ok? Però ti prego, Deadpool, trattieniti. No, io non lo sopporto, quindi no, non posso dire, so, cioè, no. proprio non, sono quei personaggi che proprio detesto, insieme a Spider-Man, eccetera. No, ma io l'ho letto i fumetti, però uno che fa sempre battute a me stufa dopo un po' meno. Io sono convinto che Tom Holland abbia fatto le cose fatte bene. Tom Holland, guardate ragazzi, non è facile prendere l'eredità del primo Spider-Man. Il primo Spider-Man, quello con cui molti di noi sono cresciuti. Quello di Raimi, cavolo. Raimi, che è un signor regista, ha fatto anche Spartacus, un signor regista. Veramente era un grande. Andrew Garfield mi è piaciuto un po' meno lui, ma non è colpa sua, è colpa delle storie che veramente veramente mal scritti i film, ma non è colpa sua, ripeto, l'attore bravo, un attore che se non sbaglio ha quasi vinto un Oscar interpretando in The Social Network, poi vabbè, non è mai piaciuto dove l'ho visto io, però comunque sia non è un cattivo attore. E poi questo qua Tom Holland è veramente lo Spider-Man studente vero, non vedi, non è un ventenne come il primo ventenne che va a fare il quindicenne, è veramente un ragazzo giovane. E poi vabbè, Mr. Stark là ha fatto morire, sì. Ma no, guarda, è proprio il personaggio che proprio, cioè proprio non si sopporta, è una cosa mia proprio, però è vero anche che
che ci stanno, poi piacciono a tanti, poi sì, ma ci sta alla fine. Noi comunque il primo Spider-Man, spesso... guarda, io che detesto quel personaggio di Spider-Man, ho amato i film e ce l'ho. Cioè, io amo Spider-Man come film, quello lì, perché ma io proprio il personaggio non lo sopporto, proprio una cosa, ma fin dai fumetti, tranne qualche storia, tipo l'ultima caccia di Kraven, che è bella, che bella quella, bella sì, e qualcos'altro, ma poi veramente è insopportabile Spider-Man, non lo sopporto proprio. E quindi sì, concordo. Poi i film sono belli, sono ben fatti, quindi. Comunque noi parliamo spesso anche di fumetti, abbiamo fatto diverse serie sui film della Marvel, sì. Film della DC, anche quelli brutti come Batman e Robin, purtroppo. Abbiamo parlato, ragazzi, ci toccava e abbiamo comunque siamo anche un po' gasati, perché veramente hanno lasciato il segno. Sono film a parte, per me veramente, come diceva qualcuno, come diceva Scorsese, che non ha detto nulla di male, Scorsese, ha detto che sono un genere a parte. Sì, con George Clooney, ma non è colpa sua, lui si è scusato tanto, ma se gli hanno scritto ste parti, gli hanno messo i nipples, cioè praticamente le cose maschili, perché... Mamma mia, quello me lo ricordo, cavolo. Sì. Però a discapito del regista, che è anche lo stesso regista di X-Men, a discapito del regista, io devo dire che questo qui ha fatto delle grandi cose, ha scoperto molti talenti giovani, tipo Kiefer Sutherland e tanti altri, li ha scoperti da giovani e li ha portati al successo. Quindi comunque delle cose buone lui ha fatto per il cinema, delle cose buone ha fatto, e perciò è vero, ha fatto Batman e Robin, ma si è salvato con X-Men, quindi veramente lo vidi da piccolo, mi sembrava bello, poi sono cresciuto, sono stato spiazzato, ma da piccolo, vabbè, poi ricordiamoci Jim Carrey enigmista, ci sta, perché Jim Carrey è un pazzo furioso, quindi ci sta, e invece ma c'era l'altra, quella col potere delle piante, che mi sfugge sempre. Ah, Poison Ivy. Poison Ivy, esatto. Era Michelle Pfeiffer, no. Era Michelle Pfeiffer, però voglio dire, ricordiamoci Arnold Schwarzenegger con Mr. Freeze, le battute sul ghiaccio. Mamma mia, ragazzi. Oh mio Dio, che cosa hanno fatto. Va bene, intanto me ne approfitto per dire. Allora, ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Ci vediamo lunedì, quindi col prossimo diciamo argomento, che sarà, Jack, qual è? Va bene, ve lo dico, nel frattempo potete trovare in chat ovviamente i link ai nostri canali singoli, noi siamo attivi tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30 per giocare, perché noi ci piace anche giocare, perché siamo fan dei videogiochi, è giusto così, Clay è più bravo di me, io sono quello invece che più se li studia, lui li gioca, io li studio, quindi io gioco e basta. Lui è il virtuoso della pratica, sono il virtuoso della filosofia dei giochi. Il prossimo argomento è serie TV leggendarie. Lunedì 14 alle 20.30 X-Files. Quello lì ce n'è da parlare di X-Files, eh? Sì. Comunque, ragazzi, vi aspettiamo anche sui nostri social, anche Spotify, per riascoltare tutto in MP3. Magari siete in macchina, volete riascoltarvi tutto, e lì c'è ovviamente il link. Guarda, non ti preoccupare. E adesso stiamo preparando il tutto. Ciao Alex, salutiamo anche tanto il nostro mitico Alex. Okay. Siamo divertiti. Sì, no, ma anch'io mi sono divertito anche con i tuoi commenti, sono stati molto belli. È un piacere anche per noi interagire così, ci divertiamo. C'è il mitico Alex, che non so che opinione abbia lui delle serie TV Marvel, ma ragazzi, in chiusura, ragazzi. Purtroppo siamo in chiusura. Ci vediamo lunedì, ragazzi. Alla prossima. Ciao a tutti.